Allora, Mao. Ah, scusa. Mao, ci ha raggiunto l'ultimo ospite. Io devo pregare l'ultimo ospite. Non l'ho detto Umberto e sembra che cosa sia tendenziosa. Per non uscire dal campo, ecco, dovresti. Ti assicuro che. Adesso l'ha detto solo adesso, dottore. Prima non l'ha detta queste cose del campo, se ne è accorta adesso del campo. No, perché Umberto stava abbastanza. Aveva capito suo, che il campo. Invece Vittoria, si era praticamente messa in un altro quartiere. Non andava bene, va bene. Era Valdocco, l'ho riportato. E allora un po'. Diamo il benvenuto a quello che è, diciamo, sarà l'ultimo ospite della mattina. L'ultimo ospite della mattina, tu avevi già accennato, darà continuità a quello che Umberto ci ha detto, legato alla riapertura dello storico Imbarchino. Mao, io direi di, prima di invitare a parlare Vittoria, facciamo una piccola sigla, perché è bello introdurre l'ospite sempre con un brano musicale. Vero. Ah, facciamo un classico, e introduce bene questo brano. Lo cantichiamo, che dici? Sì. Un pam pam bum pam bum pam pam. Un pam pam bum pam bum pam. Un pam pam bum pam bum pam pam. Un pam pam bum pam bum pam. Cambiamo tono. Un pam pam bum pam bum pam pam. Un pam pam bum pam bum pam. Un pam pam bum pam bum pam pam. Un pam pam bum pam bum pam. Un pam pam bum pam pam. Un pam 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 pam, un pam 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 pam, pam 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 pam. Edicolando, applauso che se va vale, cavaliere. Ed è così che diamo il benvenuto a Vittoria. Vittoria, eccola qui. Vittoria, ti do subito allora il microfono, perché abbiamo avuto un problema con quello, ma questo va benissimo. Poi tra l'altro non è neanche sputacchiato, perché chiaramente il tamburo non sputa. Ecco, allora Vittoria, dicevamo, parlavamo di Plastic, sì. Primo Vida, ma in realtà diciamo tu sei anche di Green Tone. Adesso sì, cerchiamo di dare, come dire, di spiegare un po' meglio queste sigle. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, beh, dopo un'introduzione così... Mica buttala via, ecco, mica è da poco. Allora sì, come giustamente dicevate, io sono qua, diciamo, in rappresentanza di Green Tone, che è l'associazione di cui faccio parte, che in realtà è nata qualche anno fa, circa 4-5 anni fa, al campus in Audi, ma in generale per Unito, perché è nata come costola, se vogliamo, di Unito Go, che è il Green Office dell'Università di Torino, attualmente unico in Italia. Quindi siamo stati un po', diciamo, pionieri. Esatto, i pionieri. Poi per fortuna le cose sono andate bene, per cui Unito Go è diventata la sede ufficiale, istituzionale, noi associazione all'inizio studentesca e ora da gennaio di promozione sociale, il che ci ha aperto ovviamente un sacco di porte, perché molti di noi si sono laureati, siamo passati anche nell'ambito ovviamente lavorativo, quindi se prima ci occupavamo di azioni anche un po' più studentesche o di cose che interessassero l'università, come provare a ad esempio a chiedere che venissero collegate tutte le sedi universitarie di Unito con una pista ciclabile, perché eravamo noi i primi a doverci spostare da una sede all'altra, quindi lo facevate perché giustamente rischiare la vita per un passaggio e l'altro, che abbiamo fatto quelle che avevamo chiamato all'epoca guerriglia bike, che pian piano hanno portato ad esempio all'introduzione delle zone 30 in zona Vanchiglia, che non è una pista ciclabile vera e propria, ma è comunque stato un passo avanti. Ah, quindi è merito vostro. Anche, non solo, però lo diciamo dice che con un certo, diciamo, una certa, no, no, ma lo dico perché sono contento, ecco, perché si sono adoperati tante persone che si occupano di queste tematiche, per cui sicuramente siamo stati tra i primi, ma non gli unici. Abbiamo fatto poi tendenzialmente promozione sulla sostenibilità, quindi con delle serate che abbiamo chiamato pillole di sostenibilità, in cui ognuno di noi si interessava di un argomento a lui particolarmente caro e semplicemente un quarto d'ora, 20 minuti di divulgazione pura, affinché la gente conoscesse determinate cose che spesso purtroppo non si sanno. E questo dove lo facevate? Giravamo un po' di itineranti, o il campus in audio, ad esempio ad Off Topic, che è un, sì, un locale adiacente. Insomma, esatto. E dopodiché, appunto, da quando siamo diventati associazione di promozione sociale, siamo riusciti anche ad aprirci, come dicevo, la cittadinanza. Questo ci ha permesso di
fare più progetti, tra cui quello appunto di Plastic Prima Vita. Qui vi ho portato uno di ecco, questo vale la pena farlo vedere, perché innanzitutto è una bella grafica. Esatto, la grafica devo dire che è stato merito di uno dei nostri soci che si è dilettato con l'uso di vari programmi. Quindi questo materiale plastico è pur sempre un materiale plastico, però riutilizzabile, riciclabile. Sotto c'è anche scritto riciclabile, quindi nel momento in cui non viene più usato si può ovviamente mettiamolo riciclare qua. E soprattutto riutilizzabile, nel senso che in Europa da anni i festival utilizzano il sistema del bicchiere a cauzione. Come dicevate prima, c'è gente che addirittura paga il biglietto del festival e si passa tutto il festival a raccattarsi i bicchieri e a darli in cassa, perché ha capito, certo, che ritorna indietro. Quindi diventa anche lo scopo nostro, ovviamente, che non si utilizzi più plastica monouso, o comunque il meno possibile, anche perché la direttiva europea ormai è passata, dice questo, 2021, esatto. E bisognerà adattarsi con tutti i tempi ovviamente storici, certo, statali, però tendenzialmente la direttiva è quella. Ecco, che tipo di promozione fate a locali, festival del vostro progetto? Come fate, come vi fate per far conoscere? Cioè, cosa avete fatto? Allora, delle iniziative? Siete tendenzialmente abbiamo stalkerizzato, nel senso che ho passato settimane intere io con ovviamente tutti i miei soci a girare nei locali di Santa Giulia con la nostra cartellina, il nostro bicchiere di buongiorno. Come dei rappresentanti. Assolutamente. E, no, in realtà è andata davvero così, nel senso che noi abbiamo girato di locale in locale e abbiamo detto stiamo promuovendo questa iniziativa. Devo dire che i locali si sono anche fidati di noi, nel senso che noi siamo andati proponendogli l'idea, ma ancora i bicchieri ovviamente non ce li avevamo fisicamente stampati. Loro hanno firmato, li hanno accettato, ci hanno dato fiducia. Noi dopo un mese siamo riusciti, grazie a una campagna di crowdfunding che insomma ancora sì, oggi siete autofinanziati, i sostenitori, ad autofinanziarci insieme ad altri sponsor e a produrre i bicchieri e darli nei locali. Per cui ci sono tre formati, quello da amaro, quello da cocktail e questo che ad esempio è da birra, che noi forniamo ai locali nella quantità che loro ci chiedono. Dopodiché gli garantiamo che per tutta la durata della convenzione loro avranno sempre quel numero di bicchieri, per cui noi ogni settimana facciamo il giro dei locali, riequilibriamo il numero di bicchieri e caparre che ci sono nei vari locali e garantiamo che i locali abbiano sempre quel numero. Se vogliono aumentarlo però ovviamente possono, perché a differenza di festival normali o dei locali in cui tu vai, dai l'euro di cauzione, riporti il bicchiere e ti ridanno l'euro, quello che abbiamo voluto fare è stato creare una rete. Per cui questo sistema di cauzione non funziona per un singolo locale, ma funziona per più locali. In questo caso sono tre locali di Santa Giulia, più le panche che sono leggermente dietro, ma la zona più o meno è quella. Per cui se io prendo da bere in un locale e lascio la cauzione lì, posso restituire il bicchiere nell'altro locale e mi ridaranno la loro cauzione. Ci occuperemo noi di ridistribuire il tutto. Certo, quindi, certo, visto che soprattutto d'estate capita spesso che uno paghi quel bicchiere, si può siete venuti anche incontro a questo genere, diciamo, di ecco, ma io con questo bicchiere, esempio, preso al, adesso non facciamo nome, al locale X, posso andare a bere al locale Y, ammesso che il proprietario, se il locale fa parte della rete, sì, ecco, deve far parte della rete, poi ovviamente magari se quello l'ho utilizzato viene sostituito con un bicchiere pulito, perché si occupano gentilmente per ora i locali di lavarli, ovviamente, per cui comunque c'è questa possibilità di scambio. Il progetto ora appunto è partito, è avviato in Santa Giulia, ora che è finita l'estate anche i locali di San Salvare insomma hanno riaperto, gli imbarchini come dicevate prima sono stati un po' i pionieri, ora ci occuperemo pian piano, batterete la zona, quindi tutta la città, anche di San Salvare, poi io spero che possa rodare prima noi il sistema in una zona anche più limitata per riuscire anche noi a gestirla, e ora cercheremo di diffonderla il più possibile, anche perché come dicevo siamo associazione, per cui assolutamente tutti volontari dobbiamo anche noi incastrare impegni lavorativi, sì, eccetera, al vostro lavoro dovete togliere del tempo per prestarvi, si fa volentieri a però questo, ovviamente c'è bisogno di tempo, però pian piano del resto la direzione è quella che dovranno intraprendere tutti, quindi da questo punto di vista non fate che come dire agevolare quello che dovrà succedere nel giro di un paio d'anni, ricordiamo che poi si è obbligati a farlo, perché è 2021 dicevi, sì, no? Sì, quindi la direttiva poi, quindi andiamoci col minimo di, esatto, con i tempi però di recezione della direttiva, però tendenzialmente quella la nostra idea, appunto, che non venga più utilizzata plastica monouso, possibilmente questo il vantaggio di questa differenza del vetro è che non si rompe, sì, non è pericoloso anche nelle manifestazioni, eventualmente supera ordinanze varie che ci sono state, non è pericoloso se anche ti arriva in testa perché qualcuno sì, possiamo anche
esatto, cioè nel senso l'abbiamo anche faccio esempio, no, abbiamo, si capisce cosa è vuoto, se il bicchiere, la cosa, entrambe le cose, ma, ecco, però voglio dire, in effetti non assolutamente lavabile nelle lavastoviglie, abbiamo leggero. Fatto che scelto una grafica che ovviamente riprendesse la nostra città. Devo dire che l'idea non è propriamente nostra, come è scritto sul bicchiere è un'idea di Les Glasgow, un'associazione di Genova, loro lo fanno a Genova, noi l'abbiamo fatto in autonomia a Torino, ma ovviamente ci hanno dato una mano nell'idea e loro avranno la lanterna, voi però avranno lo skyline di Genova, noi abbiamo scelto ovviamente una cosa più più non c'è, non è che possiamo metterci la lanterna nel porto, sennò diventava troppo, chissà Foggia cosa mi... vabbè, però non entriamo la villa, nei la villa dottore, la villa. Allora Vittoria, ma noi non possiamo che ringraziare Vittoria che ci ha portato, io ti restituisco il bicchiere, che ci ha portato questa iniziativa, speriamo che possano aderire sempre più locali, quartieri, adesso batterete San Salvare, quindi il nostro in bocca al lupo, ma grazie. Sì, sì, andrà bene sicuramente. Allora dottore, noi grazie Vittoria, grazie a voi. Facciamo un applauso perché grazie. È stata chiarissima anche lei, come parla bene la gente, solo io e lei, ma facciamo fatica, ecco, però lo so, infatti per quello ci chiamano, perché così la nostra fatica mette tutti a proprio agio, a casa, dice, beh, se fanno loro che si capirà. E allora dottore, noi siamo arrivati alla fine però di questa nostra fatica. Sì, siamo arrivati alla fine, la giornata non chiaramente non finisce qui, perché di noi ci saranno tante altre iniziative legate a San Salvario Emporium, quindi potrete prosegue per tutto il pomeriggio, ancora qui in Piazza Madama Cristina. Noi però con Edicolando e anche Emporium torneremo qui in piazza la prima domenica di ottobre, quindi ci rivedremo tra un mesetto circa. Sì, se non ci ma non credo, lo faranno, quindi ci troveremo il prossimo ottobre e spero che anche possa arrivare sempre più gente. Ma io farei, prima di chiudere, una comunicazione, visto, approfittiamo che anche c'è qui Ray Martino, uomo di uomini di spettacolo, bassista, cantante, venga qui Martino. Facciamogli un applauso. Facciamo un applauso a Ray Martino, un uomo di spettacolo, un bassista. No, Ray, prendi questo perché quello Mao l'ha messo soli per far vedere che li abbiamo. Ecco. Facciamo questa e comunichiamo che riprenderà canzonando. Noi siamo un trio, poi siccome qua purtroppo ci danno pochi soldi, quindi veniamo sempre in due. Ecco, però potremmo vedere se si aumentano, vediamo anche in tre. Ecco. Se danno due arriviamo anche qua, portiamo anche porto anche una big band. È chiaro, se... Però vedo di là che dicono due va bene. No, comunque noi riprenderemo come trio. Il nostro anche noi siamo work in progress con il nostro programma che si chiama Plastic Free Canzonando. Canzonando, che è vera, interamente senza plastica. È sostenibile. Ricordiamo che per nostro statuto siamo obbligati ad andare a fare la data con Mao con la bici, io a piedi e lui col 33 sbarrato. Ecco, quindi più sostenibile di così andremo anche a fare un tour europeo così, ma con la bicicletta non è mai a piedi, una cosa bella, ma ecco, magari prenderemo un tandem. Quando succede questa cosa? No, ecco, lo deve dire lei. Ecco, le dica lei, qualcosa deve dire anche Martino, quando il 14, giusto? L'ho detto bene. Il 14, giovedì 14, una serata particolare, ma poi diciamo la nostra programmazione per le proprie di Canzano riprenderà da ottobre, però sempre giovedì, tenetevelo libero, insomma, esatto, tenetevelo libero, seguiteci. No, non il giovedì. Seguiteci anche sui social, perché siamo social, e siamo l'ultimo trio socialista sostenibile, ricordatelo, in circolazione, indipendente. Non dipendiamo da vari altri gruppi socialisti, siamo indipendenti, siamo assolutamente indipendenti, socialisti tra di noi. Però in questa indipendenza chiaramente noi ringraziamo Emporium che ci ha ospitato quest'oggi. Godetevi la giornata qui a Emporium, perché sarà lunga, anche di pomeriggio ci saranno tantissime iniziative, musica, dibattiti e quant'altro. Qua di fianco ci sono i tarocchi,
c'è Maioglio che mangia praticamente, guarda che roba, un panino è più grosso di lui, ecco. Lui gli piacciono quelle cose. E quindi vi diamo appuntamento al prossimo, per quanto ci riguarda, il prossimo qui con un'altra puntata di Edicolando. Dottore, salutiamo con una piccola sigla, così come abbiamo fatto all'inizio, visto che abbiamo anche il nostro, grazie anche a Ray Martino. Faccia finta, canti, faccia... Ah, non funziona. Ah, ne hai parlato male invece. Questo è un brano nuovo, attenzione. Sì, oggi non l'abbiamo fatto per niente. Vabbè, che c'entra, è una sigla. Vabbè, però la sigla, chiaro. Edicolando, grazie per gli applausi. Mao, Vito Miccolis. Beh, dai, abbiamo chiuso abbastanza bene. Dai. Potevamo far meglio, però.